Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiavalute. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi e ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci fai e ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. Allora oggi celebriamo questa festa che nell'ordine delle liturgie, nell'ordine di importanza della liturgia nella Chiesa, la dedicazione di una Chiesa viene subito dopo le feste del Signore, cioè prima ancora la Vergine Maria, per fare un esempio. È importantissima. Forse oggi abbiamo perso un pochino la capacità di vivere questo, perché forse oggi abbiamo perso un pochino il senso profondo dell'appartenenza alla Chiesa, alla comunità cristiana, alla comunità. Forse se andiamo chiedendo, no, alle persone, forse anche a noi oggi, forse anche a noi oggi, se la Chiesa è madre per te, forse dubitiamo, no? Forse il primo pensiero non è questo, che la Chiesa è mia madre, ma proprio mia madre. E per questo forse non è così importante per noi festeggiare la dedicazione della Chiesa. Per noi a Roma è molto importante perché è la nostra cattedrale, ma è importantissima anche nella Chiesa universale, anche in altri posti del mondo, perché la Chiesa di Roma presiede nella carità, è per così dire madre della madre. Nella Chiesa di San Pietro e San Paolo, adesso sarebbe lungo, ma Dio ha voluto nella sua provvidenza che il Santo Padre, il servo dei servi di Dio, il dolce Cristo in terra, il suo vicario, fosse il Vescovo di Roma. La storia ha detto questo, la storia apostolica, subapostolica, e quella era la pienezza dei tempi, fratelli carissimi. Cioè la pienezza dei tempi che è nato il Signore, quando è nato il Signore, è anche la pienezza dei tempi in cui è nata la Chiesa. Va bene, dico questo perché oggi abbiamo molti motivi per rallegrarci, perché abbiamo una madre, ma una madre che non ci ha generato nel peccato e non ci ha generato per la corruzione, ci ha generato per la vita eterna. Una madre che, dove arriva a noi lo zelo del Signore, dice: lo zelo per la tua casa mi divora. Quando vedono il Signore fare questo gesto così forte, anche violento se vogliamo, che distrugge tutte le immagini da santino del Signore, lì tutto con la testa un po' curva, che parla piano, no, il Signore per amore è stato anche molto forte, anche violento, una santa violenza. Perché è entrato nel Tempio, e in quel tempo, per i sacrifici, c'erano
ma dentro, non fuori, dentro. C'era un cortile dove stavano i cambiavalute, dove si vendeva, che in sé non è male, perché in qualche modo per fare i sacrifici dovevi prendere questi animali, ma il problema è che dentro al tempio il commercio, l'avidità, i compromessi, eccetera, avevano preso piede. E questo non lo può vedere. E questo è lo zelo. Lo zelo che quando vede te, quando vede me, oggi, che siamo il Tempio dello Spirito Santo, che siamo nati per essere un Tempio, noi personalmente e questa comunità, questa parrocchia, ogni comunità cristiana, la Chiesa chiamata a essere Tempio dello Spirito Santo, casa di preghiera per tutti i popoli, vedete, sempre ritorna. C'è una missione, c'è una missione. Per questo lo zelo per te, cioè l'amore, la gelosia, in ebraico è la stessa cosa, lo stesso termine, vuol dire gelosia, vuol dire ira e vuol dire zelo, appunto. Zelo. In spagnolo zelo e gelosia si dicono allo stesso modo. Cioè c'è una gelosia di Dio per te, per me, che non può sopportare vederci adorare gli idoli, non può sopportarci buttare via la nostra vita nell'effimero, nella menzogna, non può sopportare che buttiamo via il nostro corpo, che tanti ragazzi, tante ragazze buttano via, perché non sono state educate, non sono state catechizzate, e buttano via il proprio corpo, ne fanno carne da macello, tatuandosi, piercing, che sono segni di violenza e di disprezzo in fondo di se stessi. È questo che vediamo oggi in questa generazione. Il corpo come una prigione, dicono alcuni, no? Quando c'è una malattia grave, invalidante, allora bisogna eutanasia, bisogna togliere di mezzo, perché il corpo diventa una prigione. Tutto il contrario, fratelli. Il Signore vuole la nostra felicità, il Signore ci ha dato un corpo, ci ha dato dei sensi, ci ha dato l'intelligenza, ci ha dato la vita, per essere un segno del suo amore, per riverberare, per essere un'immagine somigliante di lui in questa generazione, un'immagine somigliante di lui per il marito, per la moglie, per i figli, per i colleghi di lavoro, per chiunque. Questo personalmente, ma personalmente perché siamo un pezzettino del corpo di Cristo, che è questa Chiesa, che è anche nostra madre, nella quale siamo rigenerati, nella quale questo zelo del Signore, nel vedere che buttiamo la vita appresso agli idoli, che abbiamo fatto una casa di ladri, ma è molto dura, una casa di una spelonca di ladri, una casa di mercato, dove tutti i nostri affetti sono, le nostre relazioni sono piene di compromessi, un dare, avere, eccetera. Bene, il Signore ci ama tanto che viene e arriva con questa sferza di cordicelle. Sapete, questa sferza di cordicelle, interessantissimo, perché in greco è flagello, è la parola del flagello. Il flagello che ha colpito la carne di Cristo. Flagellum. Avete presente il flagellum? Il flagellum quando arrivava aveva un gancio e quando arrivava sulla carne, sulla pelle, la strappava via. Come abbiamo visto nel film The Passion. Però questa parola nella Bibbia greca traduce una parola ebraica che dice, che vuol dire da una parte sferza di cordicelle, ma lo stesso termine vuol dire, significa anche dolore, ovviamente, no? Assonante. Ed è usata per il dolore del parto. Ma forse capiamo quello che stiamo dicendo, quello che il Signore voleva dire oggi, a te e a me. La sua carne, il tempio del suo corpo, è stato flagellato. Facendo questo segno nel tempio, lui ha fatto una profezia di quello che sarebbe accaduto a lui, per noi. Allora, tutto quello che accade nella nostra vita, fratelli, quando arriva il flagello, un problema, una malattia, qualcosa che ti strappa la carne, ti dico una cosa che forse ci scandalizzerà, ma quello è una profezia dell'amore di Dio per noi, una profezia, ed è lo stesso amore di Dio per noi. Perché? Perché ci chiama a conversione, purifica il nostro cuore,
purifica la nostra anima, purifica la nostra mente dagli idoli che si sono incrostati dentro. Anche una malattia, anche un insulto, anche una persona, anche tuo marito che non ti capisce, anche tua moglie che non è come tu vorresti, anche come i figli, i nipoti, la solitudine, quello che noi viviamo, le frustrazioni del ministero pastorale, fai tanto per una persona e quella... Bene, questo flagello che arriva, la vecchiaia è un flagello che ti strappa la carne, non puoi fare quello che facevi prima, vorresti ma non puoi. Non ce la fai a chiedere aiuto, però se non chiedi aiuto stai male, eccetera. Tutto questo ci annuncia Cristo. Tutto questo vuol dire che Cristo è dentro di te, che Cristo sta venendo dentro di te, che Lui sta prendendo su di sé questo flagello. Perché? Per salvarti eternamente, perché ci fa passare dalla morte alla vita con Lui. Distruggete questo tempio e io lo risorgerò, lo ricostruirò, lo riedificherò, che vuol dire risorgere, lo stesso termine. Cioè questo che si è compiuto oggi nel Vangelo si compie nella nostra vita ed è esattamente la purificazione e la dedicazione del tuo tempio. Sapete come si fa la dedicazione di un tempio? Ci sono vari riti e poi c'è l'unzione dell'altare, lo Spirito Santo. Questo tempio di mattoni, è la nostra vita. Va edificato, ma per edificarlo va fatto delle fondamenta, e quando si fanno le fondamenta va buttata via la terra, e questo è tutti i giorni nella nostra vita. Perché? Perché abbiamo una missione, perché la Chiesa è aperta, la Chiesa è una finestra che il Signore ha messo nel mondo verso il cielo. Per questo noi siamo chiamati a prendere il flagello che dovrebbe arrivare al mondo, che dovrebbe arrivare forse al figlio o alla figlia. Oggi quello che ti farà male, quello che mi farà male, è il segno dell'amore di Dio che mi unisce a Lui, che mi strappa la carne per darmi la vita eterna, per mettere lì in quella ferita lo Spirito Santo. Tu sei dedicato a Dio, io sono dedicato a Dio. Lui non può lasciare che il nostro cuore vada dietro agli idoli, vada dietro alle menzogne. Vuole farci santi, perché abbiamo una missione enorme, va bene? Ci sarebbero tante cose meravigliose da dire, ma questa è la cosa più importante. Tutto quello che ci accade è perché è zelo di Dio per te. Non c'è niente che ti accade, non c'è niente che mi accade che dietro non è Dio, che con il suo amore infinito ci attira a Lui, per essere una sola carne con Lui, nel suo Figlio Gesù Cristo, per essere tempio vivo, per dare un segno a questa generazione che esiste la vita eterna, che c'è un posto dove possiamo essere rigenerati, amati, perdonati, accolti così come siamo, dove il Signore fa la sua opera con noi di ricreazione, che non tutto è perduto, che non esiste la parola fine, che si può sempre ricominciare. Tutto questo il mondo ha bisogno, tutto questo il bisogno, dove lo vede il mondo? Dove lo vedono i nostri parenti? In te, in me, nella Chiesa, che è una madre misericordiosa, una madre piena di tenerezza, che dice la verità e che presenta al mondo i suoi figli martiri che muoiono e che risorgono ogni giorno, che vivono attaccati a Cristo, che sono il tempio dello suo Spirito Santo, con quest'acqua viva che esce e sana dovunque va, che ha pazienza, che ha mitezza, che perdona, che prende il peccato dell'altro, che non resiste al male, che non porta in tribunale, che dove si infrange il male di questa generazione. Questo è tutto il tempio di Dio, questa Chiesa nella quale tutti noi vediamo infranto il nostro male sulla misericordia di Dio, possiamo uscire da questa Chiesa ogni volta rigenerati e uniti a Cristo nel suo corpo e nel suo sangue. Allora coraggio, fratelli, perché io quando presiedo una Eucaristia, una messa, e all'inizio e alla fine, all'ingresso, prima di uscire, bacio l'altare, è veramente un'esperienza unica, meravigliosa. Baciare mia madre e baciare la sposa di Cristo e baciare il cuore della Chiesa, il cuore di mia madre, il cuore di colei la quale mi ha sempre amato senza giudicarmi, mi ha sempre accolto, ha sempre cercato di sostenermi, di incoraggiarmi, anche di correggermi, per fare della mia vita, della tua vita,
una liturgia di lode. Immagina una persona anziana che vive la sua vecchiaia, la sua solitudine, i suoi acciacchi, i limiti che ogni giorno si fanno più pressanti, più evidenti, come una liturgia, come un altare da baciare, come l'altare dove il nostro Signore Gesù Cristo insieme a questa persona anziana si offre in sacrificio per il mondo, per i nipoti, per i figli, per i parenti, per i defunti, perché possano vedere più presto il cielo, per l'evangelizzazione nel mondo. Baciare l'altare vuol dire baciare il cuore della nostra vita, l'altare che Dio ha preparato per noi, che Dio ha preparato per una ragazza, per un ragazzo, fidanzati, che possano vivere la loro relazione come una liturgia di lode, che diventi un viscere, un utero di misericordia l'uno per l'altro e per chi si accosta a loro, così una coppia di sposi, così una donna abbandonata dal marito che ha chiesto il divorzio, per esempio, e che l'ha lasciata sola, o viceversa, la moglie che ha lasciato solo il marito, puoi baciare questa realtà, questa croce, questo altare dove Cristo si dà a te attraverso la Chiesa, attraverso la Madre che ti parla, che ti offre il suo corpo, il suo sangue, che ti offre il suo perdono, che ti abbraccia, ti coccola, ti corregge, ti accompagna, ti guida nel cammino della fede, perché la tua fede possa crescere ogni giorno e veramente ogni evento tu lo possa abbracciare e baciare come l'altare dove il Signore si offre senza condizioni, con un amore infinito a te. Così tutti, così un prete, così un missionario, così uno studente, baciare l'altare dell'esame, baciare l'altare della routine, del lavoro, nelle file, nei problemi, nelle difficoltà di ogni giorno. Coraggio, perché tutto questo significa celebrare la nostra Madre Chiesa, la Madre che ci insegna a vivere con lei, in lei e come lei, l'amore infinito a ciascun uomo, perché lo sperimenti tu, perché lo vedi incarnato nella Chiesa, l'amore a Cristo e l'amore alla pecora perduta, a tutti noi, che purifica per farci rinascere alla vita nuova, alla vita del Figlio di Dio e nella Chiesa, la sposa di Cristo e la madre di ogni uomo che non conosce madre, che non conosce un luogo dove riposare, dove sperimentare il perdono. Madre per ogni uomo, come diceva San Francesco ai suoi frati, siate gli uni le madri degli altri, mutuamente, accoglietevi e amatevi come madri con i propri figli. Buona giornata.